SIGEP 2024 continua, ci troviamo allo stand di Caffè Toraldo, il caffè di Napoli, e siamo in compagnia di Marco Simonetti, l'amministratore delegato dell'azienda. Ciao Fabio, ciao a tutti. E con Angelo Simonetti, il presidente dell'azienda T-Corporation SRL. Caro Angelo, benvenuto. Buongiorno. Angelo, io comincio da te. Anzitutto io devo chiederti come è iniziata l'avventura di Caffè Toraldo, in quale momento è scoccata la scintilla e tu, tuo fratello Pino e l'altro tuo fratello Mario avete deciso di dedicarvi in totale a questa attività. Diciamo che abbiamo iniziato tramite un sogno nel cassetto di nostra madre, che già negli anni 40 svolgeva più o meno questa attività, non specificamente il caffè, ma stava nel campo della ristorazione. E abbiamo iniziato nel 68 con un piccolo bar e avevamo una grossa vendita. All'epoca si vendeva al pubblico il caffè sfuso, non esisteva il pacchettame, per cui ci cimentammo in quel settore e facemmo grossi numeri, per cui ci venne la voglia, sempre con la spinta di nostra madre che ci teneva fortemente, di mirare, di puntare sulla torrefazione del caffè. Così partimmo nel 78 in un piccolissimo locale e attirammo talmente tanta gente che dovemmo nel giro di pochi giorni cambiare addirittura il macchinario, perché era diventato già insufficiente. Dopo un po' dovemmo ricorrere ai ripari, in quanto il locale diventava proprio insufficiente, e costruimmo con le nostre piccole forze un locale a Casalnuovo, dove creammo anche la nostra abitazione. Comunque si lavorava notte e giorni, un sacrificio a non finire. In breve tempo dovemmo ricorrere ai ripari perché il locale diventò insufficiente. Andammo a Casandrino, dove su 1000 metri quadri ci sembrava enorme all'epoca. Abbiamo iniziato a fare miscele bar, abbiamo studiato noi il chicco, proprio la materia prima, abbiamo tostato, abbiamo macinato, abbiamo visto che cosa potevamo togliere da questo chicco di caffè per offrirlo ai nostri clienti, e ci siamo riusciti, perché poi abbiamo trovato delle miscele bellissime, buonissime, che tuttora sono in voga, e siamo andati avanti così. Poi abbiamo cambiato ancora sede, siamo andati a Carinaro, dove attualmente insistiamo su 4000 metri, ma purtroppo pure qui è diventato insufficiente e i nostri ragazzi, i nostri figli, i nostri nipoti si sono cimentati in un'attività, in un locale molto più grande, il quale ci darà grande soddisfazione, perché con l'avvento della monoporzionato purtroppo arrivano camionate di merce, che anche la logistica è diventata un problema per noi. Per cui in questi 8000 metri che andiamo ad occupare fra poco avremo modo di soddisfare tutte le esigenze del mercato. Beh, hai riepilogato davvero una serie di passaggi cruciali degli ultimi 45 anni. Non abbiamo detto però in che modo avete affrontato questo passaggio, perché io sono assolutamente certo che da ragazzo, quando avevi 15 anni, non avevi intenzione di arrivare ad avere un'azienda di successo come quella che oggi rappresenta per il mercato Caffè Toraldo. Sì, la cosa che mi spingeva a fare qualcosa di più grosso era quello che io avevo con me tre fratelli, io quattro, quindi un piccolo bar, una piccola attività non ci bastava da vivere a tutti quanti, per cui mirai un poco più in alto e pensai di, insieme a loro e ai miei fratelli, di fare qualcosa di più performante, e diventò per noi veramente un'ossessione quella di arrivare ad ogni costo. Abbiamo iniziato con i bar, a fornire i bar dal cliente numero uno, poi due, poi tre, quindi man mano siamo arrivati, adesso non si contano,
e diciamo siamo contenti, ecco. Una vita di sacrifici sicuramente, ma se tornassi indietro farei esattamente quello che ho fatto, senza indugio. Andate mai a salutare il cliente numero uno? Veramente, sfortunatamente, il cliente numero uno non esiste più, perché già all'epoca, quando io ero ragazzino, 27-28 anni, il cliente ne aveva 60-70, per cui mi è rimasto nel cuore, però purtroppo non c'è più. Però i vecchi clienti li andiamo ancora a salutare, i clienti che sono ancora con i bar, io giro dalla mattina alla sera, i miei 200 clienti me li faccio tranquillamente nel giro del mese. E così i miei fratelli. Poi abbiamo una rete vendita ormai che si occupa della cosa e noi siamo rimasti un poco, diciamo, a riposo, ecco, perché poi anche questo ci vuole. Bene, resta qui con noi che passo a questo punto la parola a Marco, al quale vado a chiedere qualcosa legato alle novità, ai nuovi programmi di Caffè Toraldo. Allora, innanzitutto, con le novità, insomma, sicuramente va detto che quest'anno ci siamo impegnati parecchio per crescere con la rete commerciale, proprio come diceva anche zio. Siamo andati a coprire tutte le aree, 5 aree Nielsen, per cercare di accontentare sempre più clienti e portare in azienda sempre più nominativi, sempre più ordini ed essere più presenti sia in Italia che poi anche all'estero. Noi abbiamo iniziato un processo di internazionalizzazione dell'azienda già da una decina d'anni, siamo presenti in particolar modo su alcuni mercati e quest'anno ci stiamo impegnando proprio affinché insomma, cresca anche il fatturato estero in maniera importante. Come dicevamo, c'è in piano quest'anno un'espansione importante nel nuovo capannone che insiste su un'area comunque di 40.000 metri, 8.000 metri il primo step di costruzione, poi si andrà avanti per far sì che, insomma, con i nuovi macchinari che arriveranno, le nuove tostatrici, le nuove capsulatrici e incialdatrici, arriveremo a fare un lavoro sempre più importante, però mantenendo sempre quell'attenzione maniacale che è alla base di tutto. È un'attenzione maniacale che voi avete inserito come un marchio di fabbrica a tutti gli effetti. Marco, scusami, ma appunto tu mi parlavi di 40.000 metri quadri per la nuova sede, di cui 8.000 che saranno pronti a brevissimo, ma avete pensato che probabilmente, così come è accaduto in passato, come raccontava Angelo poco fa, nell'arco di pochi mesi o pochissimi anni potrebbero diventare insufficienti per quella che è la portata del vostro successo? Questo è l'augurio più grande che ci puoi fare, da una parte, dall'altra insomma mi metti già a pensare, però speriamo insomma che riusciamo, ecco, ad accontentare per ora un gran numero di clienti e poi ci prenderemo altri problemi sicuramente di nuove sedi e saremo qui a raccontarlo. Ecco, e allora noi naturalmente ne riporteremo notizia. E infine, a questo punto io devo farti la domanda, Angelo, ma Toraldo, il nome Toraldo, che cos'è, cosa significa, da dove proviene, come è nato? Fabio, come ti dicevo, questo è stato il sogno nel cassetto di nostra madre, è il seme che mamma ha messo in piena terra e ha sviluppato questa cosa, per grazia di Dio, e abbiamo preso il nome dal suo cognome, che era Toraldo Maddalena, e l'abbiamo portato avanti con fierezza e siamo orgogliosi di questa cosa. Un'azione assolutamente unica, in cui sono assolutamente certo tua madre sarà stata contentissima ovunque ella si trovi oggi. Angelo, grazie, grazie molte per il contributo. Grazie a te Fabio e buon caffè a tutti. Buon caffè Toraldo anche a te Marco. Grazie e continuate a seguirci e continuate a seguirlo. Sì. Mentre appunto noi continuiamo ora, dopo aver bevuto un buon caffè Toraldo, a raccontarvi con i nostri reportage le altre novità recuperate qui a SIGEP 2024. Sono davvero tantissime.
Wow.